Allora, Francesca, la mia prima domanda è: come pensi che si possano integrare, effettivamente, si possano conciliare gli aspetti di umorismo e satira, come venivano fatti in modo tradizionale sui giornali e come vengono fatti adesso sui social media oppure in maniera strutturata online? Ma penso che i social media siano un volano formidabile per la satira, e principalmente per un motivo, perché i giornali hanno dei costi di distribuzione, sono sempre meno gli editori disponibili a mettere dei soldi per la diffusione delle notizie, figuriamoci quelli a mettere dei soldi per la diffusione della satira, che ricordiamoci banalmente la satira è la presa in giro del potere e il potere sta dove ci sono i soldi, quindi sarebbe abbastanza autolesionista per poter investire soldi in un giornale satirico. La bellezza di internet è che è gratis, cioè uno può fare un video satirico, una vignetta, scrivere un post satirico su un blog e quello va in giro per il mondo gratis senza costi di distribuzione. E questa è un'opportunità senza precedenti, ed è il motivo per cui abbiamo visto nascere fenomeni come quello di Zorro, di Diego Bianchi, come quello di Spinoza o di Sora Cesira, solo per citarne alcuni. Poi questo non vieta che si viene in questo modo intercettati dai giornali tradizionali che a quel punto, forti del successo della satira, diventano improvvisamente lungimiranti e la rilanciano. Quindi il tuo lavoro com'è cambiato negli ultimi mesi, anni, diciamo, da questo punto di vista? Negli ultimi anni è cambiato moltissimo perché prima ne facevo un altro, facevo l'esperta di cartoni animati, e lavoravo a TV, sorrisi e canzoni e scrivevo appunto soltanto di cartoni animati perché dovevo pagare l'affitto e non sapevo niente di televisione e il direttore ora posso fare coming out. E quando l'Unità ha aperto il giornale satirico, io ho mandato delle vignette online che sono piaciute a Sergio Staino, che così mi ha chiamato e ho cominciato a scrivere. Quindi ecco, nel mio caso faccio la satirica a tempo pieno da pochi anni, da 3 anni a questa parte, direi. E prima disegnavo e poi ho cominciato a scrivere, e poi ho cominciato a fare radio, e poi ho cominciato a fare video, e perché così, perché è bello cambiare, perché fare video è più divertente che scrivere, perché poter scrivere con gli occhi, come diceva Suso Cecchi d'Amico, che era una grandissima sceneggiatrice, la sceneggiatrice di Monicelli, beh, poter scrivere con gli occhi è un privilegio che chi normalmente utilizza soltanto le parole per scrivere. E secondo me una volta che prova a farlo non torna più indietro. E poi un altro grande cambiamento è stato questo, che quando io disegnavo e scrivevo lo facevo un po' nel chiuso della mia stanza e comunicando poco, se non dopo che l'opera era finita. E invece ora mi è capitato di fare anche delle cose collettive, soprattutto insieme a Simone Salis, il mio socio, amico per la pelle, e devo dire che lavorare in due o anche in più persone, per esempio abbiamo fatto in gruppo, la prima cosa che mi viene in mente è lo spot per i Democratici Anonimi, che era uno spot che avevamo fatto per le elezioni europee, per sostenere la candidatura proprio di Sergio Staino alle europee, o dei video che abbiamo fatto per sostenere l'Arcietro, che è un'associazione che ci siamo inventati. Che è l'associazione degli eterogenei, cioè tutti insieme, eterosessuali, bisessuali, omosessuali, che si battono tutti insieme per i diritti LGBT. Quindi ecco, per queste campagne noi abbiamo fatto dei video collettivi ed è stato molto bello, ecco, poter fare le cose insieme, insomma, la differenza che c'è tra il sollevamento pesi e la pallavolo, qual è più divertente? Ok, chiarissimo. Allora, un'altra domanda che ti vorrei fare a questo punto riguarda proprio la tua attività in radio. E anche questa poi è cambiata nel tempo. Tra l'altro, abbiamo avuto degli esempi abbastanza interessanti poi con l'attività, per esempio, di Fiorello, che comunque combina l'attività in radio con l'attività online, eccetera. Come pensi che evolverà questo tipo di rapporto? Penso che ci sarà sempre di più un unico elettrodomestico, cioè un unico elettrodomestico che sarà insieme il giornale, la televisione, internet, e allo stesso tempo sarà il giornale come non lo abbiamo conosciuto, la televisione come non l'abbiamo conosciuto. Cioè ci sarà un unico strumento sempre più on demand, per dirla come tecnici, cioè dove non c'è un palinsesto imposto dall'alto, né per la satira, né per la cronaca, né per l'entertainment. Ci sarà questo unico strumento dove ognuno fa un contenuto utilizzando tutto, cioè il suono, le immagini, la musica, le parole, passando da una cosa all'altra. Già vediamo la differenza tra i video realizzati per internet e i video realizzati per la televisione. I video realizzati per internet utilizzano moltissimo anche il testo scritto, quindi sono già una commistione, no, del linguaggio giornalistico, di quello
televisivo, quindi forse Fiorella è stato solo un po' un precursore, nel senso che ha provato a cimentarsi sia in radio che in televisione. Penso che il futuro sarà quello lì. Tra l'altro adesso per fortuna le tecnologie hanno anche un costo abbordabile per tutti, quindi se prima questo era un ostacolo oggettivo, cioè chi voleva fare cinema prima doveva iscriversi al centro sperimentale, si era donna nemmeno poteva iscriversi a regia, ma poteva soltanto iscriversi ai corsi di segretaria di edizione. Beh, ora è cambiato tutto completamente, no? Cioè adesso ognuno può permettersi una telecamera, al limite un iPhone, un microfono e mettersi a fare dei video, un podcast e quindi un potenziale programma radio. Diciamo che parte del vecchio sistema, no? Giornali, televisione e radio, alcuni di questi vedono comunque tutta l'attività che viene svolta online un po' come una minaccia, no? E soprattutto dal punto di vista delle vendite, poiché alla fine è quello il punto finale. Un esempio potrebbe essere, non è in questo ambito, ma comunque potrebbe essere significativo, è quello di un editore che diceva che un ebook venduto per lui è un libro cartaceo invenduto. Si potrebbe dire lo stesso dei giornali? E dunque, mi piace vedere la cosa da due punti di vista diversi, il punto di vista del giornalista o del satirico, cioè di chi fa i contenuti, e in quel caso naturalmente le tecnologie sono soltanto un'opportunità e consiglio a tutti i giornalisti, a tutti gli artisti di imparare a girare, a montare e a parlare alla radio. Diverso è il punto di vista dell'editore, ma io penso che questa sia solo una transizione, cioè in questa fase effettivamente, dato che il costo con il quale cioè il guadagno con il quale si ripagano i giornali è quello della pubblicità, attualmente la pubblicità sui giornali cartacei è sempre di meno, la pubblicità è tutta nella televisione tradizionale, la pubblicità su internet è in costante aumento, ma gli spazi vengono venduti a molto poco. Però questa è una fase di transizione, cioè prima o poi cambierà proprio il circuito delle agenzie pubblicitarie, perché io temo che il problema sia un po' quello, cioè ci sono quelli che ogni mattina si alzano, vanno alla loro scrivania dell'ufficio che vende gli spazi pubblicitari e quelli conoscono i loro interlocutori nei giornali tradizionali e quindi propongono alle compagnie pubblicitarie la pagina sul Messaggero, la pagina su Novella 2000. E cambierà, sta già cambiando questo circuito e presto sono convinta che la pubblicità online aumenterà e basterà a supportare i costi che sono costi molto inferiori rispetto a quelli del giornalismo tradizionale, perché appunto non c'è il costo di distribuzione, quindi io sono molto fiduciosa, bisogna soltanto stringere i denti così in questa fase di transizione. Cioè, la quantità di persone che adesso cercano le notizie, leggono notizie e anche quindi che usufruiscono della satira, che usufruiscono dell'arte, aumenta sempre di più e il tempo che dedicano all'apprendimento delle notizie è sempre maggiore. Quindi questo è appunto un segnale positivo. Cioè, non è morto il giornalismo, non sono morte le notizie, forse stanno morendo i giornali di carta, smetteremo di abbattere alberi, ce ne faremo una ragione. Perfetto, quindi una previsione per i prossimi 2 anni, diciamo, per quanto riguarda proprio il tuo settore? Guarda, lo stai dicendo a una che appunto lavora a TV Sorrisi e Canzoni e quindi le previsioni non sono il mio forte, so a malapena cosa farò domani, ma tendenzialmente l'ho detto, sono molto ottimista e penso che sia un'opportunità grandissima per tutti, soprattutto per gli esordienti, questa della tecnologia diffusa che abbiamo adesso. E quindi immagino che nei prossimi anni è vero che l'accesso alle professioni in Italia, come sappiamo, è molto difficile, solo il 6% dei laureati trova un posto a tempo indeterminato, quindi meno dei raccomandati. E è anche vero però che per la prima volta lo sviluppo tecnologico offre la possibilità a tutti di mettersi in gioco, come dicevo prima, anche a chi non ha particolari mezzi economici, la tecnologia offre adesso la possibilità di fare un video e quindi questo mi rende ottimista. Penso che insomma, se l'articolo 3 della Costituzione, sempre citato, tranne che nella seconda parte, quella che dice che spetterebbe allo Stato rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere uguali, beh, dove non arriva lo Stato adesso arriva la tecnologia, però già che ci sono una dritta allo Stato la darei e torno da un viaggio a Stoccolma c'è un posto che si chiama Lava, che
che è un laboratorio creativo gratuito per tutti i giovani di Stoccolma, giovani e giovani dentro. In questo laboratorio, oltre a esserci i gomitoli di lana che uno può gratuitamente utilizzare per fare la maglia e la macchina per fare le spilline stampate per disegnare le tazze, ci sono anche due sale con il green screen gratuito, cioè lo sfondo verde che serve per fare i video con un fondo diverso. E c'è una telecamera, ci sono tutte le attrezzature per poter registrare il pilota di un programma alla radio. Ecco, quella è una struttura pubblica, non sarebbe così difficile farla anche nelle più grandi città italiane e poi magari, perché no, anche nelle piccole. Ultimissima domanda, qual è la tua dieta mediatica? La mia dieta mediatica, adesso sono drogata di una cosa che si chiama PALP. PALP è un aggregatore di notizie per l'iPad. Ho detto bene, Simone Salis, è un aggregatore di notizie per l'iPad. E funziona così: tu tramite i feed, gli RSS, praticamente leggi su PALP le cose che tu abitualmente seguivi, non so, un po' su Repubblica, un po' sul Fatto, sull'Unità, ma anche sui blog. Per esempio, io seguivo sempre Emiliano Brancaccio piuttosto che Loretta Napoleoni o Di Freddi, eccetera, per non parlare di tutta la musica indie della quale sono molto appassionata, dei fumetti, Zero Calcare. Ecco, tu su PALP metti queste cose tutte insieme, cioè fai il tuo palinsesto, il tuo giornale, non so nemmeno più come chiamarlo, perché a questo punto è diventato un luogo multimediale, dove tu raccogli i video, gli iscritti delle persone che segui. Ecco, da un lato, cioè, mi domando che cosa mi aspetta, perché forse questo porta un po' a chiudersi, cioè io così ogni mattina leggo le solite cose, sono forse meno aperta alle novità, e magari sì, non so, del resto non si può sapere tutto. È anche vero che ora basta la finestra di Twitter, la finestra di Facebook per avere comunque stimoli sempre nuovi da parte degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici, degli amici. Quindi io, cioè, essendo stata una grandissima lettrice di giornali e ora non toccando quasi più un giornale cartaceo, avendo visto su di me questa transizione, penso che sia un po' ineluttabile, cioè se una come me che era drogata dai giornali cartacei adesso e ha praticamente smesso di leggerli, ecco, io penso che un po' il destino dei giornali cartacei sia quello di sparire, ma il destino dell'informazione, della satira, dell'arte sia quello di moltiplicarsi, crescere sempre di più e arrivare sempre più a tutti. Chiarissimo. Francesca, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stata qui con noi stasera. Grazie a te e a presto.